Bentornati amici di CineDisc.it. Oggi facciamo una recensione di questo smartwatch che ci è piaciuto tanto. Attenzione, ho detto smartwatch e ribadisco smartwatch. Bisogna fare una piccola premessa: non è un orologio che telefona, quindi non è uno watch phone. Distinguiamo bene la categoria dall'altra, perché se lo confondiamo con un orologio che telefona, allora abbiamo una categoria completamente diversa. Questo è uno smartwatch e il lavoro da smartwatch lo fa egregiamente. Siamo rimasti molto soddisfatti di questo oggetto. A dopo la sigla per la recensione. Bene, ben ritrovati. Abbiamo provato diversi giorni, anzi direi qualche settimana, questo smartwatch della Honor, che si chiama Honor Magic Watch. Siamo rimasti piacevolmente colpiti soprattutto dalla qualità del display, che è un AMOLED da 1.2 pollici con uno spessore di 8.9 mm. È un display molto bello, molto ben definito, luminoso. Ho visto poche volte dei display così belli in un quadrante così piccolo, perché dovrebbe essere un 43 mm e sta molto bene al polso, non è pacchiano, non è enorme, è sottile, guardate quindi come si presenta a livello estetico sul polso, sta molto bene. I quadranti si possono cambiare, basta tenere premuto facendo il gesto classico e cambiarlo con quelli che desideriamo in base anche alle info che vogliamo visualizzare in tempo reale sul display. Abbiamo la possibilità di vedere il meteo, il battito cardiaco, i passi, l'orario e le calorie consumate in tempo reale, oltre che la data. È tutto in italiano, il firmware è in italiano, quindi dovrete utilizzare la sua app proprietaria, che è anche quella di Huawei, la trovate sul Play Store. Qua c'è il battito cardiaco che viene rilevato in tempo reale 24 ore su 24 ed è molto molto preciso. L'ho confrontato anche quello dell'Amazfit Bip e circa siamo lì. Quello dell'Amazfit Bip tende a sovrastimarlo un po', questo è un po' più preciso. Qui abbiamo tutti i dati sensibili della nostra giornata di attività. Qui c'è la temperatura, il meteo in tempo reale, le icone come vedete sono molto belle animate, è tutto bene, molto ben definito, guardate. Ci sono anche altre watch face carine, questa è solo meteo, questa è il grafico delle attività, questa anche moderna. Poi abbiamo quelle più classicheggianti, l'orologio, crono, questa molto bella, minimalist, blu scuro, anche qui abbiamo tutti i dati, compreso il monitoraggio della batteria. E qui in piccolo tutti i vari dati sul fitness. Poi questa, che è quella di default, molto molto carina anche lei. Poi abbiamo, tirando giù la tendina, delle impostazioni. Possiamo mantenere l'orario fisso senza che il display vada in standby per 5 minuti. Se ci serve tenerlo sott'occhio. Poi c'è la modalità non disturbare, che toglie le varie vibrazioni, le notifiche e quant'altro, se per caso dobbiamo monitorare il sonno e dobbiamo usarlo di notte. Poi trova telefono, che cliccando fa squillare il telefono associato. Blocca display, in questo modo abbiamo il display bloccato e per sbloccarlo aspettiamo che vada in standby, vi faccio vedere come si sblocca. Ecco, ora è bloccato, anche se clicco sì, vedo l'orario ma non posso andare a interagire con nulla, vedete che è tutto bloccato. Per sbloccare il display devo tenere premuto questo tasto finché non sblocca, adesso l'ho sbloccato. A parte questo abbiamo tutta una serie di opzioni nel menu: frequenza cardiaca, record, allenamenti. Qua abbiamo tutti i vari, le varie possibilità di allenamento: corsa guidata, corsa all'aperto, corsa al chiuso, passeggiata all'esterno, alpinismo, bicicletta, ciclette, nuoto al chiuso. Io ho fatto camminate, un po' di corsetta e devo dire che, abbinata all'app con anche il GPS, perché questo ha il GPS integrato, qua l'abbiamo attivato, fate partire l'attività un po' come su Amazfit Bip, vi monitora il percorso col GPS sulla mappa, vi monitora tutto quello che avete fatto ed è molto molto preciso e tende a essere un po' più preciso anche dello stesso Amazfit Bip. Bicicletta all'aperto, ciclette, io ho provato con la ciclette interna, non misura ovviamente il percorso perché sono in casa, ma misura comunque i dati. Potete impostare gli obiettivi, i promemoria, potete attivare le notifiche sull'allenamento e impostare i vari obiettivi, tempo, calorie, eccetera, in base al tipo di allenamento che volete fare. Vi ricordo che è impermeabile fino a 5 atmosfere, quindi è utilizzabile anche con un'attività di nuoto senza nessun tipo di problema. E
anche monitoraggio del sonno, frequenza cardiaca, attività, sonno. Qua mi fa vedere l'ultima notte come l'ho dormita, 5 ore e 21 minuti. Poi ci sono anche i dettagli che andate a vedere anche nell'app dedicata. 3 ore e 52 minuti, 1 ora e 29 minuti di pisolino. Ulteriori dettagli sono disponibili nell'app Huawei Health, che è l'app esattamente dedicata che trovate nel Play Store e che vi aggiorna anche il firmware. Lo stress, abbiamo detto che per il momento non è attivabile. Respirazione, molto molto utile, lo indossate e attivate la respirazione cliccando qui. Dovete fare poi dei respiri finché lui non finisce di monitorarvi la respirazione. Vi dice di non muovervi. E via così, dovete inspirare ed espirare finché lui non ha finito il monitoraggio e poi vi dirà come avete respirato, se è tutto normale, se l'ossigeno viene assimilato nella maniera giusta, è molto interessante. Poi c'è il barometro, quindi misura la pressione esterna in tempo reale, guardate. Altimetro, c'è anche l'altimetro, 37 metri sul livello del mare. Molto interessante avere questi dati a disposizione. Poi c'è la bussola, che bisogna calibrare. Questo ve lo chiede spesso, io l'avevo già calibrata, ma me la torna a chiedere. Va calibrata col movimento del polso. Poi meteo in tempo reale, ovviamente sempre collegata all'app e al telefono. Abbiamo già visto. Messaggi. Carta trasporti, e qui viene utilizzato l'NFC che è presente. Quindi NFC, Alipay sono presenti nello smartwatch e vi permettono di poter pagare direttamente dallo smartwatch. Il cronometro, il timer, la sveglia, la torcia, potete attivare la torcia del telefono direttamente da qua, trova telefono e impostazioni. C'è la possibilità di mettere non disturbare, di guardare le info sul sistema, di riavviare e di spegnere da qui. Veramente completo. Qua ci sono tutte le, vedete, YouTube, Facebook, poi qua vi fa vedere le ultime che avete ricevuto, le potete aprire, ad esempio YouTube. Vi fa vedere la notifica, si legge veramente benissimo anche all'aperto, è un AMOLED davvero ben definito, è uno dei migliori che abbia mai visto su uno smartwatch, si legge bene quasi come su uno smartphone, ovviamente ho detto il quasi perché lo schermo è rotondo e più piccolo, ma è davvero comodo, è anche molto sensibile al tocco, quindi la sensibilità al tocco io darei un bel 9,5 perché è uno dei più sensibili che abbia mai provato. La ghiera qui è finta, guardate però come si legge, e potete leggerle poi alla fine, cancellare l'elenco. E tenendo premuto qua passate direttamente agli allenamenti e al fitness, che ho testato personalmente su alcuni tipi di attività e funziona davvero bene. Quindi per quanto riguarda il fitness e le attività sportive lo consiglio perché è davvero preciso. Allora, prima di darvi qualche dato tecnico vi do due note dolenti di questo smartwatch. Quello che sa fare lo sa fare bene, quindi da questo punto di vista siamo rimasti molto molto soddisfatti. Però c'è un però: non ha la funzionalità Always On, quindi per visionare le notifiche dovrete sempre fare questo movimento, ve lo faccio vedere subito, o cliccate sul tasto, adesso aspettiamo che vada in stand by e vi faccio vedere come si attiva. Dovete attivare questa funzione, piegare il polso, in questo modo vedete le notifiche in modo continuo, naturale, per qualche secondo rimarrà attivo il display, poi tornerà in stand by. Ogni volta che rileverà questo movimento lui si attiverà, vedete, la sensibilità è molto alta da questo punto di vista. Non ci sono altre funzionalità che lo tengono attivo anche con basso risparmio energetico, Always On, eccetera. Eppure ci si poteva aspettare una funzione del genere perché lo schermo è un'ottima unità AMOLED e supporta questo tipo di notifiche continue. Purtroppo non c'è per il momento, vedremo se con i prossimi aggiornamenti firmware implementeranno questa funzione. E l'altra funzione è che non vi notifica le chiamate. Quindi le chiamate, i messaggi sì, le notifiche WhatsApp, messaggeria, social, YouTube, chi più ne ha più ne metta, sì, tutto. Le chiamate invece non vibra neanche nell'orologio, non vi notifica chi vi sta chiamando, eccetera eccetera. Quindi questo è una mancanza non da poco. Adesso non ricordo se la prima versione del firmware l'aveva implementata, ma ci aspettiamo che con le prossime aggiornamenti venga di nuovo messa a disposizione. Da qui non potete fare nulla, quindi questi sono due aspetti abbastanza negativi, anche se, ripeto, per il fitness, per l'attività e per quanto riguarda il monitoraggio del sonno e il battito cardiaco è davvero davvero preciso
quindi niente da dire. Anche dal punto di vista estetico è sicuramente un oggetto molto molto bello. La batteria è da 178 mAh e du può durare una settimana piena, non l'abbiamo mai fatta, per almeno 5-6 giorni utilizzandolo, tenendolo al polso tutto il giorno. 5-6 giorni li fa tranquillamente, senza bisogno di essere caricato. La versione Bluetooth è 4.2, il chip interno, il processore interno è un MediaTek 2601, ha 16 MB interni di RAM e 128 MB di ROM ed è 4,28x4,28. In dotazione abbiamo visto che c'è un manuale di avvio rapido e un cavo di ricarica e una basetta dedicata con ingresso USB Type-C. Per quanto riguarda le conclusioni, il prezzo si aggira attorno ai 140 e 62 in questo momento. Non ci sono offerte con coupon, appena usciranno, se siete interessati, le metteremo in descrizione. Se avete delle domande, fatecele. Gli aggiornamenti tramite la sua app proprietaria sono abbastanza frequenti, ne abbiamo già ricevuti 4-5 da quando lo stiamo utilizzando, e sono circa 2-3 settimane che lo usiamo. Quindi è sicuramente un oggetto che potrà migliorare col tempo. Non aspettatevi di avere, come abbiamo già detto, un orologio che telefona, un orologio che va su internet, un orologio che naviga, un orologio interattivo a 360 gradi, perché così non è. Però quello che sa fare, come diciamo sempre, lo sa fare bene. Cogliamo l'occasione per ringraziare ancora una volta Gearbest per avercelo mandato in anteprima italiana da recensire, e anche se assomiglia ad altri oggetti di Huawei stessa, non è comunque uguale, è un prodotto Honor ed è un prodotto diverso e con delle peculiarità tutte sue, e quindi siamo contenti di aver potuto recensirlo in anteprima. Vi facciamo vedere velocemente la app, che è questa. Aumento un po' la luminosità, scusate, è Huawei Health, che è la stessa che trovate per i dispositivi Huawei. Ci sono tutte le opzioni di monitoraggio costante e in tempo reale. Qui c'è il vostro orologio, potete andare direttamente da quell'icona in alto a destra, vi fa vedere i dati che ha registrato e che ha monitorato. Qua c'è la funzionalità Huawei To Sleep, potete monitorare, abbiamo detto, il battito cardiaco praticamente sempre, la pressione sanguigna anche viene monitorata tramite questa app, che va più nei dettagli rispetto a quello che potete vedere lì. Quindi qui avete a disposizione delle funzionalità in più. Vedete le notifiche? Potete andare a attivare quelle che volete, guardate quante app potete attivare per le notifiche, praticamente tutte quelle che avete sul telefono. Però l'app del telefono, cioè delle telefonate, non la potete usare, nel senso che non vi notifica le chiamate per il momento. Quindi questa è una limitazione non da poco. Poi potete collegare anche altre app, ad esempio Google Fit e MyFitnessPal, che vi aiutano ad avere un quadro generale più dettagliato. Ecco, guardiamo il sonno. L'ultimo monitor del sonno, vi faccio vedere come monitora il sonno, vi fa il grafico di come avete dormito nell'ultima notte e vi fa vedere i dettagli proprio, guardate, sonno profondo, sonno leggero, sonno REM, continuità sonno profondo, svegliato 2 volte, vi dice quante volte vi siete svegliati, qualità del respiro, normale, pisolini, ore sonno totali, ed è preciso perché in effetti stanotte mi ricordo di essermi svegliato 2 volte, quindi lui monitora in modo molto preciso anche questa attività e vi dice, in base a quello che ha rilevato, i consigli per dormire meglio. Assicurati un sonno della durata sufficiente per avere tanta energia. Sei andato a dormire alle 3:56, perché ieri sera ho fatto tardi, la scorsa notte, che è un po' troppo tardi, in effetti è proprio così. Assicurati un sonno della durata sufficiente per avere tanta energia, dalle 22 alle 6 sarebbe ideale per riposare. Puoi utilizzare Huawei Wear per impostare svegli che ti aiutino a rispettare gli orari. Ecco, in base al mio tipo di rilevamento di come ho riposato io, lui mi dà questa indicazione personalizzata. In base al vostro utilizzo vi dirà altre cose. Detto questo, vi saluto, rimanete connessi, rimanete pronti, perché tra pochissimi giorni uscirà la recensione completa di lui, Mi Mix 3, e siamo pronti a dirvi come l'abbiamo trovato, quanto ci è piaciuto, se ci è piaciuto, se è veramente un top di gamma, se è veramente un flop o se non lo è. Quindi rimanete sintonizzati sul nostro canale. Un saluto ancora una volta e buon anno da ChinaDeals.it, da tutto lo staff e da Pasqui. Ciao! I'm gonna go get some.